Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video. Allora, ci stiamo dirigendo verso l'estate e ciò cosa vorrà mai dire? Nuovi acquisti. Ebbene sì, non ho resistito, ma sto cercando di essere sempre più, non dico minimal perché non sono minimal, ma diciamo un po' meno spendereccia, non so come, no? Meno shopping dipendente che posso, ok? Ho pensato di prendere delle magliettine per l'estate, primavera estate, insomma, magliettine top su Shein. Ho preso anche delle penne, ma adesso non le ho qui, ve le farò vedere in un piccolo, diciamo, frame, ecco. Ma prima di partire con il video, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, lasciando un bel like. Se il video vi è piaciuto, è così che io ne farò altri. Vi prometto che sarò più costante, lo dico sempre, ma io ci provo. Ma adesso partiamo con il video. Allora, vedete questa magliettina? Io mi sono innamorata di questa magliettina e la trovate su Shein. Non lo so, non vi so dire se ci sono nei negozi, ma io non ne ho. Non mi sono. Se ci sono, non le ho trovate. Ecco, facciamo così, ce la faccio a parlare, ok? No, ma quanto sono cute, dolci, carine, guarda, con Bambi, bellissima. Ne ho prese diverse, non tantissime appunto, però ne ho prese. E ve le farò vedere indossate. Adesso questa è già, è già indosso, ma ve la farò vedere meglio. Allora, qua ci sono vari sacchettini. Allora, ecco, tra l'altro il tessuto è molto morbido. Ho preso, penso, di tutto una S, credo di aver preso di tutto una S. Ok, anche questa infatti è una S. No, ma cioè praticamente è uguale a questa, solo che è un bianco ottico. Trovo che mi stia meglio così. Voi che ne dite? Perché io non ho mai fatto nessun test, si dice così, sull'armocromia. Quindi, però, secondo me è un colore tipo caldo, un pescato molto chiaro, molto chiaro, un pescato molto chiaro. Questo invece è un bianco ottico, non lo so, bianco ottico secondo me, però, cioè, che carino. Queste magliettine sono corte, quindi vengono a crop top, lo vedrete dal video. Adoro, sono morbidissime. Poi, allora, come magliettine, così abbiamo finito, però ho preso anche delle canottine, delle canottine, dei crop top, sì, dei crop top, meglio dire. Allora, mi ha fatto molto ridere quando mi è arrivato questo. Cioè, guardate che carino! Cioè, ma non è carinissimo? Allora, ho preso, io non mi ricordo però le taglie, una S, ok? Allora, c'è in tante varianti colori, l'ho preso rosa. Con i pompon e il pizzettino. Ma che carino, cioè carinissimo. Guarda il tessuto come morbido, elasticizzato. Secondo me la S è anche abbondante, perché guardate qua. Quindi, forse avrei potuto prendere una taglia più piccola. Avrei potuto prendere una taglia più piccola. Vabbè, comunque l'ho preso su Shein. Comunque l'ho preso su Shein, ma è di Romwe. Cioè, che dire, con una gonnellina, uno shorts, bellissimo. Poi mi sono innamorata anche di questo. Adesso va di moda, vanno molto di moda queste stampe, no? Anche di ape, sì, ecco. Questa è tipo ricamata, anche questa è Romwe e la taglia che ho preso, suppongo che sia sempre. Non lo so, ma qua non c'è scritto. Sapete che non lo so? Non lo so, forse è una S sempre. Questo è un color giallino. Che carino! Cioè, troppo carino! Cioè, le vedo proprio con un, anche con un gonnellone lungo, alla fine lo possiamo indossare. Non è che dobbiamo per forza indossarlo con uno shorts o con una gonna corta, quindi.
trovo che sia delizioso, delizioso veramente. Ma adesso arriva il pezzo forte, non che le altre magliettine non fossero carine. Allora, mi sono innamorata follemente di questi top. Ma guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! E poi indossati, cioè indossati sono uno spettacolo. Allora, hanno le maniche off the shoulder, quindi scese, a palloncino, fiorellini, c'è una coppa imbottita, diciamo, ok? Dietro comunque è elasticizzato. Allora, di questo ho preso la S, ma nel mio caso sarebbe stato meglio un XS. Però mi stanno, no problem. E l'ho preso. In realtà li vendevano insieme. Ecco perché ce ne sono due, altrimenti ne avrei preso uno. Però vabbè. Guardate che carina. Anche questo me lo vedo molto con un gonnellone, gonna lunga. Sì, mi piace molto l'idea, molto gypsy e anche un po' dal sapore vintage, secondo me. Poi sono bellissimi. Questo dà sul giallino chiaro e questo sul pescatino rosato. Io adoro alla follia queste cose qua. Io mi vestirei solo così, sapete? E va bene, anche qua il tessuto, la manica non stringe assolutamente, è super super morbida e l'elastico è anche bello abbondante, quindi ecco, sulle spalle, se abbiamo delle spalle un po' più prominenti delle mie, cioè le mie sono molto esili, dovrei fare qualcosa in merito, magari dei pesi, qualcosa, non lo so, consigliatemi, ma vedete, sono molto esili. E quindi ecco, anche se si ha una spalla un pochino più robusta della mia, che non ci vuole tanto, ecco, questo top va bene perché appunto, vedete, è bello bello morbido e abbondante. Poi vi dicevo, ho preso anche delle penne e degli evidenziatori, perché? Perché sapete, io adesso mi sto approcciando alla lettura, non che io prima non leggessi, però diciamo che ho iniziato la scorsa estate a leggere dei libri. E da lì non mi sono più fermata, magari vado un po' a rilento in certi periodi, però comunque leggo praticamente tutti i giorni e leggo anche dei libri di crescita, leggo anche dei libri di crescita personale, non solo libri, mi piacciono i thriller, anche i film, però ecco, anche i libri thriller. Però ecco, quando leggo libri di crescita personale ci sono delle frasi, sono magari carine da appuntarsi, da appuntarsele. E quindi ho deciso di prendere queste penne e questi evidenziatori che sono bellissimi, adesso ve li farò vedere qua nel video, cioè sono stupendi, sono metallizzati, ma anche le penne hanno una scrivenza pazzesca, cioè sono rimasta veramente allibita, cioè è super contenta appunto di averle acquistate, però appunto su Shein si trova tantissime cose. Questo non è un video sponsorizzato, l'ho comprato io, quindi ok. Però ecco, per dire, non mi è stata inviata la roba, ecco, l'ho acquistata io, però veramente sono rimasta sbalordita dalla scrivenza e dai colori bellissimi di queste penne e dei evidenziatori, quindi poi vi farò vedere magari qualche trafiletto dei libri che sto leggendo quando li sottolineo, magari seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Diana underscore Style, ma adesso direi che è giunto il momento di salutarci. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi abbia intrattenuto e vi sia anche stato utile, perché no? E sapere se state facendo shopping per la nuova stagione estiva. E vi mando un bacio, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao bellezze!